Gentili telespettatori, buonasera, di nuovo ben ritrovati. Questa sera affronteremo per mente e corpo un discorso molto specifico proprio nel titolo della nostra trasmissione, e cioè noi abbiamo sempre parlato in questi anni del rapporto tra mente e corpo, e ogni trasmissione lo inseriamo per costruire intorno a questo rapporto indissolubile e misterioso i contenuti della nostra trasmissione. Allora, questa sera parleremo di una delle fenomenologie più importanti che mette in relazione mente e corpo, che è il grande variopinto mondo delle emozioni. Che cos'è un'emozione? È uno stato d'animo, un modo di sentire, un modo di percepire qualcosa dentro di noi che corrisponde a qualcosa di fuori di noi. E quindi è qualcosa di estremamente concreto, ma anche estremamente personale, estremamente intimo. Vedremo in questa trasmissione, insieme all'inseparabile, indissolubile Mario Bosonetti. Scudiero, il filo scudiero, diciamo. Grazie, il dottor Sallatico, sì. E proveremo a parlarne con voi. Abbiamo deciso di essere noi due a farlo perché in fondo è un discorso che ha bisogno di testimoni. I testimoni ne daremo alcuni noi di testimoni, anzi ve ne abbiamo dati in queste trasmissioni, riflettevamo proprio con Mario, che sono state trasmissioni, e voi che ci avete seguito l'avete sicuramente percepito. Credo di sì, apprezzato, no? Speriamo. In alcune circostanze grandi emozioni, adesso tu probabilmente dirai di quali alcune di queste si sia trattato. Ecco, per esempio l'emozione della gioia e della contentezza di quel papà che è riuscito a fare famiglia con quel figlio che abbiamo visto in una delle prime trasmissioni, la paura legata ai accadimenti del terrorismo o dei terremoti o delle inondazioni, alla rabbia di non riuscire a fare tutto quello che era possibile fare, e al disprezzo che qualche popolazione o qualche personaggio non sicuramente positivo di certe popolazioni manifesta nei confronti, per esempio, del mondo occidentale. Ci riferiamo al dramma del terrorismo, al dramma di questa guerra che è in mezzo a noi, con noi, ormai tutti i giorni, e vedremo come. Ci riferiamo ai fatti di Piazza San Carlo a Torino, che abbiamo tratteggiato qui insieme, attraverso sia l'espressione della paura, ma anche del panico, che è una paura moltiplicata e che determina queste reazioni confuse, queste reazioni quasi inaspettate, imperscrutabili, che hanno fatto sì, giustamente, che gli organi di polizia abbiano inserito una serie di giustissime misure restrittive. Però tutto questo, ci siamo anche detti, sta cambiando il nostro modo di vivere. E proprio questo sabato, San Giovanni, sabato scorso, ha espresso proprio questo grande cambiamento. Un cambiamento che è legato proprio ad emozioni, emozioni che diventano comportamenti, emozioni che diventano stili di vita, emozioni che diventano problemi di condizionamento.
E quindi noi parliamo questa sera di grandi fatti che sono fatti vissuti da ognuno di noi, ma che diventano fatti poi socializzati. Allora, per avere un momento di valutazione di quello che stiamo dicendo, vediamo cosa è successo in una delle piazze di Torino, la piazza forse una delle più grandi d'Italia. Sì, sì, se non delle più grandi, più celebri, cariche di storia, eccetera. Di storia anche dal punto di vista di ciò che è successo, perché non possiamo dimenticare che la gran parte delle partite, della Juventus in particolare, la squadra di casa, trasmesse su un grande schermo per dare l'occasione a molte persone di poterla vedere, non in diretta, ma insomma in questa piazza, sono state trasmesse per l'appunto in piazza San Carlo a Torino, senza che mai fosse successo nulla di particolarmente grave. È chiaro che magari il caldo, qualche malore, ma tutte cose, diciamo, di scarsissima portata, senza che ci siano mai state vittime, feriti, eccetera. Invece in un'occasione recente, il dottor Salvatico lo accennava adesso, non c'è stato, attenzione, appunto, ecco lì il condizionamento, non è stato necessario che ci fosse una qualche attentato piccolo o grande, la sola paura che potesse trattarsi di un attentato, quel boato che è stato sentito, ha provocato di fatto, purtroppo una persona è morta a distanza di alcuni giorni da quell'episodio, e ci sono state migliaia, diciamo diverse centinaia di feriti più o meno gravi. In relazione a questo episodio così serio, a distanza di grosso modo un mese, si preparava a Torino la tradizionale festa di San Giovanni. San Giovanni è anche il patrono di Torino, normalmente la si festeggia con un falò in piazza Vittorio, in questo caso, quella sì, una delle piazze più grandi d'Europa anche come dimensioni. Ci si aspettava, immaginate, addirittura 48.000 persone, quasi al limite della capienza, vedete nelle immagini proprio Piazza Vittorio, l'immagine più in basso a destra per intenderci, anche quella in alto a sinistra per la verità Piazza Vittorio. Ebbene, ci si aspettava una massa così imponente di persone come nel 2016, esatto, e nonostante la piazza fosse comunque, in piazza ci fossero parecchie persone, però i conteggi delle forze dell'ordine ci dicono che erano quasi la metà di quei 48.000, attorno ai 25-26.000, e forse sono stime, come dire, per eccesso e non per difetto. Il che vuol dire che molte persone, è vero che di mezzo poteva esserci il caldo, eccetera, ma hanno preferito, sì, no? Vero? Sì. Hanno evitato l'evento. Sì. In relazione, immagino che tu avanzi fra le ipotesi di questa scarsa affluenza, proprio anche quella della paura. La paura di qualcosa che poteva accadere, ma anche la paura di fare la coda per entrare, per permettere alle forze dell'ordine di valutare i contenuti delle borse, degli zaini, eccetera. Cosa che invece dobbiamo veramente accettare, dobbiamo pensare essere un compagno di vita ormai, questa necessità di controllo. Necessità di controllo che hanno molti paesi, alcuni perlomeno paesi più abituati di noi a uno stato di guerra, citiamo Israele per città, ma anche per esempio l'Inghilterra, anche, cioè fanno ormai abitualmente questa azione di prevenzione. E l'altro aspetto è proprio il concetto di evitamento, l'emozione che arriva con una forte pregnanza sullo stile di vita, sulla percezione cognitiva, è proprio la causa che purtroppo dà ragione a chi ci dice vivrete nella paura e nel terrore. Di fatto questa esperienza è andata così. Non sono andate così altre situazioni, per esempio a Roma, concerto fatto nello stadio, probabilmente perché? Perché lo dicevamo anche qui in quelle due trasmissioni sulla psicologia dell'emergenza, probabilmente certi luoghi sono più facilmente gestibili. Ecco.
e quindi probabilmente la nostra realtà esistenziale andrà un po' meno verso, tra virgolette, le cosiddette piazze e andrà di più verso luoghi un pochino più circoscritti. Sì, quindi anche controllabili da controllabili con le telecamere, eccetera, e anche dove ci si possa anche organizzare, immagino, per poter dare, per esempio, rapidamente soccorso oppure per poter essere altrettanto rapidamente evacuati. Cosiddette vie di fuga. È uno dei problemi di Piazza San Carlo, che probabilmente sì, sono stati sotto. Io non sono per mettere la croce in testa a nessuno in particolare. No. È vero che ci sono persone che devono prendersi la responsabilità di ciò che accade, ma ricordavo prima che in tantissime altre occasioni precedenti non era successo niente, dunque, e le cose erano state organizzate certo. In modo simile, però è vero che almeno dobbiamo imparare da eventuali errori. Ecco, 30.000 persone in una piazza che rispetto ad altre piazze torinesi ha molte meno vie di fuga, per esempio, probabilmente d'ora in avanti per determinati avvenimenti dovrà essere evitata. Certamente. Ecco, per cui parliamo di questa realtà. Quindi una realtà che ha colpito alcune persone che hanno vissuto l'esperienza negativa di Piazza San Carlo, ma non è ancora stata elaborata. Ecco, questo è l'aspetto su cui vorremmo puntare la vostra attenzione. Le emozioni esistono, le emozioni fanno parte della nostra vita psichica e della nostra vita fisica, e quindi dobbiamo occuparcene, non possiamo farne a meno. Come ce ne dobbiamo occupare? Ce ne dobbiamo occupare cercando di conoscerle, cercando di capire che cosa fanno e cercando di capire che sono almeno altrettanto importanti di una serie di altre cose che possediamo. Per esempio, noi stiamo attenti al sapone che usiamo, stiamo attenti all'acqua che beviamo, stiamo attenti al cibo che mangiamo, stiamo attenti per esempio ai capelli. I nostri capelli hanno una cura, direi, negli ultimi anni assolutamente positiva, necessaria, ma io vorrei sapere quanti di voi si occupano delle loro emozioni. Eppure le nostre emozioni sono qualcosa di incredibilmente presente nella nostra vita, almeno quanto i capelli, almeno quanto la pelle, almeno quanto il vestire, cioè coprire il nostro corpo. Ebbene, allora io vorrei che partissimo da una cosa che secondo me, ma non so, secondo me, anche secondo Mario che l'ha visto, è forse tra i più grandi capolavori a sfondo scientifico che Walt Disney ha prodotto. Certo. Noi ne utilizzeremo un piccolissimo pezzettino perché ce ne rendiamo conto che, ma vi invitiamo poi, dopo aver visto questo pezzetto, a magari veramente a vedere questo capolavoro di cartone animato che era intitolato Inside Out. È un cartone animato che ha avuto un successo enorme e io come nonno l'ho sperimentato e l'ho già rivisto più di una volta con i miei nipotini, ma vi devo dire, ho imparato, ho capito determinate cose e mi auguro di poter, anche se solo con piccoli spot, di potervi incuriosire, perché qui vedete veramente qualcosa che accade, e accade proprio così, ma lo vedete mentre accade. Cioè, questo è un cartone animato di grande potenza educativa che ci aiuterà a percorrere, almeno in parte, questa strada delle emozioni, fin dalla nascita. Allora, il nostro regista Mariano è pronto e per capire questo meccanismo vediamo cosa succede proprio all'inizio di questo film. Vedremo una bimba appena nata, eccola, la vedete anche voi, che apre gli occhi e adesso ci trasferiamo come per incanto nel suo cervello ed ecco che cosa succede, ecco chi appare. Ma chi appare? Questo personaggio bellissimo, ecco, guarda dagli occhi della bimba e vede qualcosa, comincia a vedere delle cose, incuriosita, guardate, schiaccia questo pulsante ed ecco che si collega con l'esterno ed ecco cosa vede. Vede chi?
chi tiene in braccio la bimba, chi è vicino alla bimba, la mamma ed il papà. E dunque lei che sta vivendo la prima emozione, eccola che arriva, è l'emozione della, pensateci, cosa può essere questa? La gioia. E lei si chiama Gioia, eccola, manda questo primo ricordo nella centrale dei ricordi ed è il primo dei ricordi, in questo caso positivi, che arrivano. E poi proseguirà, ecco adesso la bimba ha la conferma dell'aspetto sereno, felice. Adesso però arriva un disturbino, magari un po' di mal di pancia, ed ecco che qualcuno è comparso. Ed è un'altra delle emozioni, emozione molto importante, tremendamente importante, che è tristezza. Cioè qualcuno che non... E qui chi c'è? Ma secondo voi chi è? Attenzione, attenzione, è la paura che ci aiuta, ed ecco che va a sistemarsi, la paura che ci aiuta ad evitare le cose pericolose. Ecco, adesso siamo al cibo, sta per mangiare qualcosa, ecco che arriva qualcosa e c'è questo personaggio verde che chi sarà? Mi pare sia il disgusto, no? Mi pare sia il disgusto, esatto. Il disgusto, sì. E ha messo via il fatto che qualcosa, quel tipo di verdura, non era assolutamente positivo. Adesso attenzione, perché succede qualcosa e poi riprenderemo senza questo meraviglioso supporto. Guardate cosa succede tra poco, perché tra poco la bambina reagirà nel senso che vorrà dire la sua. Non certo. Sarà d'accordo e quindi avrà qualche cosa da obiettare. Bravo, da obiettare. E cos'è che ci permette di obiettare e di essere negativi nei confronti di qualcun altro? È un personaggio molto simpatico che comparirà tra poco e che è stato diffusissimo come personaggio e anche per la sua rappresentazione, l'abbiamo citato molte volte, è un'emozione che ha un effetto per certi aspetti molto negativo, nel senso che nega qualcosa, nel senso che reagisce a qualcosa, ma al tempo stesso ci aiuta anche a creare degli elementi di adattamento, come quasi tutte le emozioni. Ecco, cioè, qui il disgusto pretende in realtà di aver salvato la vita alla bambina, ecco qua, questo dolce, chi è? Questo è, guardate come si inquieta, ecco, e fa la risposta della rabbia, termine molto forte, e quindi la rabbia vuol dire che la bambina rifiuta e nega la possibilità di accettare. Dopodiché prevale di nuovo, grazie Mariano, va bene così, prevale di nuovo la gioia, che è un elemento di grande adattamento. Allora tutto il film si sviluppa, ci sono delle cose molto molto interessanti, io lo suggerisco spesso ai miei clienti, soprattutto ai genitori che mi chiedono: ma come facciamo a capire quali sono le emozioni e il loro percorso e come si inseriscono in questa mente così complessa di nostra figlia? Allora, il problema è proprio qui affrontato in maniera davvero strepitosa, è un grande capolavoro, aiuta anche noi specialisti a confrontarci con quello che è oggi il tema delle emozioni. Un tema che ha delle caratterizzazioni di grande importanza, come avete visto, sul comportamento sociale delle persone, quindi di migliaia di persone, certo, di centinaia di migliaia di abitanti, per esempio di Torino, che hanno, diciamo così, disertato una manifestazione fondamentale, sì, però, perché preoccupati, quindi perché con elementi di paura, con elementi di
diciamo di allarme, e a questo punto diciamo che l'interferenza è veramente grande. Ma il nostro discorso è rivolto anche a far capire a tutti, genitori, educatori, che le emozioni sono obbligatoriamente inserite nel patrimonio di ogni individuo e quindi dobbiamo occuparcene. Come ce ne dobbiamo occupare? Parlandone, facendole emergere, vedendo come emergono e gestendo queste emozioni all'interno di un percorso di vita. Vedremo quali sono le emozioni principali, alcune le abbiamo già citate, sono appunto la paura, sono la gioia, sono la tristezza, sono il disprezzo, che è un'altra delle emozioni, ci ritorniamo sopra, molto importanti oggi. Ci sono persone che disprezzano la vita degli altri, che la considerano troppo poco o la mettono al servizio di una idea di rivoluzione, di negatività. E quindi questo disprezzo si collega comunque con per esempio con il discorso della rabbia, che è quella con la quale noi andiamo ad affrontare certe situazioni. Prima di andare in pausa pubblicitaria, vorrei soltanto sottolineare uno degli aspetti che tu hai già ricordato a proposito del film, che vale la pena di essere visto, proprio perché lo si può vedere sia da adulti, sia da bambini, sia probabilmente insieme, anzi forse in modo ancora più divertente insieme adulti e bambini. Questa capacità che ha avuto la produzione di Disney di dare una chiave di lettura accessibile, anzi godibile da più fasce d'età, è veramente straordinaria. Non è un film documentario riservato soltanto a addetti ai lavori, non è un film, o meglio, sì, insomma, una produzione così semplicemente di puro divertimento, o quasi, anche se poi, se vogliamo, quasi tutti i film di Walt Disney hanno uno sfondo, una morale, eccetera. Ma qui c'è qualcosa di più, c'è anche il tentativo di spiegare questa situazione. E spiegarlo in maniera scientificamente assolutamente corretta. Quella tastiera in cui vedete alternarsi le emozioni è proprio la centrale operativa del nostro cervello. Quelle sono, è la rappresentazione di quello che oggi noi definiamo, abbiamo definito spessissimo in trasmissione, neuroscienze. Quello è il tavolo di controllo in cui si alternano e si succedono senza soluzione di continuità le emozioni. Bene, ci lasciamo qualche minuto, ma tornate, rimanete con noi, perché proseguiremo questo discorso con altre informazioni. Grazie mille, a dopo. Eccoci di nuovo insieme. Abbiamo terminato il primo tempo su quella tastiera di comando a cui si alternano le principali, le cinque principali emozioni che il capolavoro di Disney ci ha proposto. Possiamo aggiungere a quelle cinque ancora il concetto di sorpresa, che è molto interessante ed era insito nel primo momento in cui appare Gioia, quando guarda dagli occhi della bimba e ha questo moto di sorpresa. La sorpresa ovviamente ha il grande valore della positività, laddove vede qualcosa di piacevole, ha invece il collegamento con la negatività, quindi la tristezza o la paura, quando vede qualcosa che la spaventa. La sorpresa ovviamente, e lo ripeto ancora, come tutte le emozioni, ha due versanti, un versante positivo, un versante non positivo o addirittura negativo. Tra le emozioni che oggi noi citiamo c'è la felicità. Di fatto la felicità, e lo avete visto, è più
una composizione che è una vera e propria emozione, nel senso che è una composizione di gioia e contentezza. Quindi gioia, che è quella che voi avete visto, quella con i capelli azzurri, il vestitino giallo e questi occhi bellissimi, molto, molto vivaci, molto, ecco, gioia è la rappresentazione più intensa ed immediata. La contentezza è la stabilizzazione di questa gioia, la felicità è un concetto molto nuovo. In effetti fa di nuovo un po' parte, qualche studioso la chiama il virus della felicità, perché ha intriso un po' tutto, no? Anche gli organi di stampa. Anche, No, non c'è dubbio che diciamo, gli organi di stampa... Vorrei tornare un attimo sul concetto di sorpresa che tu hai citato, perché è uno degli elementi che sta alla base del nostro lavoro, e anche, quindi la sorpresa e la curiosità sono uno degli elementi. Però è vero quello che tu dicevi, e cioè che i mezzi di informazione tutti, quali più, quali meno, in particolare direi quelli televisivi, però hanno, tendono a dare della vita in questo periodo, in questo lasso di tempo, di alcuni anni a questa parte, insomma, una visione che è un po' strabica, se posso usare questa espressione. Cioè, noi abbiamo rappresentazioni di situazioni assolutamente drammatiche, tragiche, penso alle guerre, penso al fenomeno dell'immigrazione che avviene in quel modo rischioso, e attraverso il mare, la sofferenza, esatto, delle persone, eccetera. E dall'altra l'iperbole della presunta felicità, cioè il fatto di divertirsi, di avere a disposizione tantissime cose che i nostri, già semplicemente la generazione dei nostri padri, certamente quella dei nostri nonni, non aveva a disposizione. Però è una felicità che appunto è molto fondata su ciò che puoi avere, più che quello che puoi, adesso non per fare la dicotomia fra avere e essere, ma insomma, quindi l'auto che è molto elegante, sportiva, performante, il bel vestito, la bella vacanza, eccetera. Diciamo che la rappresentazione di questo tipo di felicità è molto presente sui mezzi di informazione. Ed è anche molto presente nel vissuto degli individui. Per forza di cose, poi, diciamo. È incredibile questo dialogo assoluto tra... tra vissuto degli individui che poi si socializza, mezzi di comunicazione che percepiscono e rinviano, ma costruiscono anche, perché poi sorprendono, incuriosiscono, proprio perché si parla di cose che piacciono. E quindi la felicità, ecco, la felicità è veramente un fenomeno importantissimo oggi, perché è composto da due elementi essenziali, che sono il piacere. No? Piacere vuol dire sto bene, mi sento a mio agio, non c'è sofferenza mentre provo piacere, e quindi tendo a stabilizzarlo, e poi la realizzazione di noi stessi. Quindi nella realizzazione di noi stessi, esattamente quello che tu accennavi prima, c'è l'altro aspetto della felicità. Però se io mi realizzo, tendenzialmente dovrei anche coinvolgere qualcun altro nella mia realizzazione. E quindi qui torniamo alla cellula originaria, che è l'individuo, ma l'individuo nel contesto familiare. Quindi ci realizziamo, ma ci realizziamo non a scapito di qualcuno, ci realizziamo rispettando i confini delle altre persone e accettando quindi un confronto, accettando quindi non di disprezzare mentre ci realizziamo, non di diciamo impaurire mentre ci realizziamo e non di distruggere mentre ci realizziamo. Questo è un po' sono alcuni dei concetti che forse altre popolazioni della Terra hanno meno presenti, vivono meno come valore. Però un virus, la felicità, abbiamo detto, quindi si diffonde e potrebbe creare, come ha già creato in altre epoche degli ultimi anni, una certa
virulenza e quindi un certo desiderio o di ottenere molto rapidamente questi elementi di felicità, a scapito, non a scapito, ma ottenerli, o diventare disprezzanti ed aggressivi verso chi ce l'ha e verso chi non accetta questo tipo di... Sì, c'è un altro aspetto, un'altra cosa che tu hai detto che mi ha colpito, l'espressione della viralità, il fatto che la felicità sia un virus. Hai spiegato anche cosa intendi, vorrei soltanto aggiungere che potrebbe essere intesa anche come una forma di malattia, nel senso, se la felicità è un po' un obbligo, cioè questa società ci propone la felicità come una cosa, devi essere felice. Non puoi non essere. Non puoi non esserlo. Ecco, allora credo che questo modo di concepire la felicità possa invece crearci anche qualche problema, perché quando la forbice fra ciò che desidereremmo per essere felici e ciò che in realtà abbiamo, proviamo, è una forbice molto ampia, c'è molta distanza tra quello che vorremmo e quello che in realtà abbiamo in termini materiali e non, ecco, la sensazione di felicità penso che si allontani. E credo che in questa nostra società, ecco, uno degli aspetti sia proprio questo. Prima di venire in trasmissione il dottor Salvatico mi accennava per esempio alle problematiche che riguardano la fase dell'adolescenza, dove ci si trova in una condizione in cui talvolta la sensazione di non riuscire ad essere all'altezza della situazione, di ciò che la società, la famiglia, gli amici ci chiedono, è fortemente problematica. Esatto, molto problematica, tanto da essere uno dei riferimenti, una delle frontiere della psicologia oggi, psicologia intesa come studio dello sviluppo della psiche, ma anche come osservazione attenta ed accurata di quelle che sono le problematiche di questi periodi storicamente importanti dell'evoluzione dell'individuo, in cui l'adolescenza è fondamentale perché è il territorio di passaggio tra l'infanzia, la fanciullezza e l'età adulta. Quindi lì si crea o si distrugge il patrimonio del futuro essere adulto, quindi del futuro adulto, ma del futuro padre, madre, del futuro professionista, lavoratore, del futuro uomo politico, del futuro della civiltà. E si prepara anche quello che è l'altra delle grandi frontiere, cioè prepariamo quell'individuo ad invecchiare, se potrà, se supererà gli ostacoli delle malattie, se riuscirà a gestire le emozioni, perché se gestirà le emozioni non sarà fragile, sarà adeguatamente preparato ad affrontare gli ostacoli che rinviano, cioè che attivano le emozioni e quindi necessitano di risposte. Ecco, tenete presente che quelle emozioni, come avete visto nel filmato, nel film di Walt Disney, ecco, vedevate che c'erano queste bocce di diverso colore che andavano verso una raccolta della memoria, eccetera. Lì quelle bocce creano una serie di una stratificazione, quindi di ricordi che sono gli strumenti operativi del nostro comportamento. Si assemblano questi ricordi e queste esperienze, quindi i ricordi legati alle emozioni che sono esperienze, si assommano e costituiscono delle sorte di isole, perlomeno Walt Disney le chiama così. Adesso chiediamo a Mariano di farcele solo vedere brevissimamente, ma questo solo per capire che dalla centrale operativa dove ci sono le emozioni che si confrontano e fanno funzionare la tastiera che è il comportamento, il modo di essere di quella bimba, ci sono delle isole. Ecco, le stiamo vedendo, c'è quella dei giochi,
che può essere chiamata la stupidera. Ecco, li vedete, li stanno guardando, eccola, guardatela. Questa, ecco, la bambina felice è lì, gioca, quindi sta facendo quelle cose che poi chiameremo anche da adulti la stupidera. Questa è quella delle amicizie, questa è quella del... dell'onestà, eccola. È vero, no? E adesso guardate questa, che è quella della famiglia. Ecco, queste sono le isole su cui si costruisce il futuro, la strumentazione proprio per il futuro della bimba. Dobbiamo dire che quelle isole possono subire degli attacchi, soprattutto se tristezza non è soddisfatta, tristezza prende sopravvento, oppure rabbia prende sopravvento, non è più gestita alla console da gioia, che non è concetto di gioia, cioè sono sempre felice. Gioia è l'elemento di equilibrio, l'elemento di stabilizzazione, che deve tenere un po' ordinate paura, rabbia e tristezza, e anche disgusto, perché il disgusto è anche disprezzo in certe sue accezioni. Per cui è tutto insieme questo grande macchina meravigliosa che è il nostro cervello, la nostra psiche, cioè il cervello in azione è la psiche, e la psiche in azione è il comportamento. E allora torniamo al discorso dell'adolescenza. Nell'adolescenza c'è un'emozione particolare che anche lì è un insieme, che è proprio uno stato psichico più complesso, fatto di più emozioni, che è la vergogna. Lo citavi tu prima. Perché vergogna? Perché nell'adolescenza l'essere umano, donna e uomo, cito prima la donna perché il cambiamento per la donna è veramente notevolissimo, molto visibile. Ecco, è un cambiamento tale per cui scatta il meccanismo del mi accettano o non mi accettano, sono adeguato a quello che si attende da me, la famiglia, la scuola, la società. Pensate, quindi un confronto continuo per cui, ecco, io vorrei citarvi, e la leggo, poi magari vi verrà in sovraimpressione, ecco, con il narcisismo imperante per un adolescente essere svergognato in qualcosa può costituire una vera e propria morte psicologica. È molto pesante, molto interessante quello che dici, però purtroppo c'è proprio anche la cronaca a ricordarci di quanto possa essere pesante, drammatico per un adolescente trovarsi ad essere svergognato, come hai detto tu, anche se magari la ragione per cui viene svergognato è, agli occhi di un adulto, per esempio, relativamente poco importante. Penso agli episodi di bullismo, per esempio, ecco, essere presi in giro a scuola dai compagni di classe per ragioni che riguardano per esempio il tuo aspetto fisico o il tuo modo di vestire non altrettanto trendy rispetto a loro, no? Ci fa da adulti, speriamo abbastanza equilibrati, un po' sorridere, però per l'adolescente che vive quella fase lì, in quel momento, tu lo dicevi prima, è molto importante, molto più importante di quanto appaia ai nostri occhi. Alcuni studiosi la definiscono un'esplosione atomica che è in grado di radere al suolo tutto e di distruggere, per esempio, così avete l'immagine precisa, quelle isole, anche quelle della stupidera, che vuol dire la leggerezza, vuol dire la fantasia, vuol dire il lasciarci, cioè la ridarola, ecco. Sì, ecco, sì. Distrugge tutto. Pensate, quelle isole nel film si distruggono, cioè si sgretolano tutte. Si sgretola anche quella della famiglia, che non ha più la forza di difendere il suo, diciamo, il suo membro dalle interferenze dell'esterno. Il bullo diventa più potente di chiunque. Chi mi ha svergognato, chi mi ha fatto pensare di essere brutto, grasso, mi fa sentire anche, scusate il brutto termine, ma è così che si dice, sfigato. Ecco, tenete presente che la somma di questi elementi è una morte psicologica.
e ha l'equivalente di radere al suolo tutto quello che in anni noi abbiamo costruito. Cosa dobbiamo fare operativamente? Non possiamo pensare di intervenire, dover curare, tra virgolette, cioè fare una psicoterapia a troppe persone, perché non avrebbe significato. Noi dobbiamo prevenire tutto questo, dobbiamo recuperare dei valori di dialogo e dei valori di valutazione ed espressione delle emozioni. Dobbiamo veramente insistere, Mario, su questo, perché i genitori stanno dimenticando un po', e lo vediamo dai risultati, dai piccoli nel senso dai giovani pazienti che vediamo e che abbiamo cominciato a vedere grazie ad un percorso diagnostico terapeutico accreditato che la regione Piemonte c'è, si sta diffondendo anche in altre regioni, grazie ad un assessorato alla sanità, devo dire, molto attento, che ha fatto un percorso diagnostico terapeutico proprio sugli adolescenti. Quindi noi abbiamo la possibilità di seguire questo mondo adolescenziale, di capire che c'è una percentuale troppo alta di adolescenti in difficoltà, ragazze e ragazzi, che diventano a volte aggressivi e diventano bulli. E attenzione, perché dal bullo all'essere una persona che infastidisce le ragazze, che le perseguita, che non dico debba arrivare al fenomeno del femminicidio, ma certamente sviluppa degli elementi di aggressività, di disprezzo, di paura disprezzo, perché poi si ha paura di qualcosa e si finisce per disprezzarlo e quindi poi per evitarlo o prima o dopo disprezzo. Quindi dobbiamo stare molto attenti, lo dico ai genitori, lo dico agli educatori. Avete ragione a lamentarvi della difficoltà di affrontare questi problemi, ma dobbiamo partire prima, dobbiamo partire dall'infanzia, dobbiamo partire, come è partito Walt Disney, da imparare a conoscere, gestire e provare a elaborare queste benedette emozioni. Emozioni che sono una delle cose più interessanti che ha la psiche dell'individuo, ma sono anche tra le più pericolose, proprio per il loro significato, per la pregnanza che hanno. Ecco, quindi anche quello che fa, giustamente, può fare la carta stampata è quello di aiutare, secondo me. Poco fa tu dicevi della opportunità, necessità di insistere molto, per esempio, sul dialogo. Lo noto anche da genitore, anche se ormai di un giovane uomo più che di un bambino, ma lo vedo in persone un po' più giovani di me che a loro volta hanno figli o figlie più piccoli. Devo ammettere che il tempo che dedichiamo ai nostri bambini, ma vorrei dire più che dedichiamo, trascorriamo con, perché è già di per sé un piacere poter stare con delle persone giovani che ci riservano tante emozioni. Ecco, è molto bello, però è anche una delle possibilità di dialogare con loro, di dare a loro la possibilità di comunicarci queste emozioni e quindi anche di, semmai, gestirle insieme o comunque di poterle esplicitare. Sono tempi che probabilmente il passato più recente aveva più dilatati e che invece adesso, per ragioni di lavoro, perché troppo sovente siamo molto ripiegati sui nostri telefonini, sui nostri tablet, a vedere cose che, tutto sommato, a fine giornata, se facciamo un bilancio, ecco, non è che aver visto il post di Tizio piuttosto che di Caio sia più interessante, più divertente di aver visto il meraviglioso sorriso di un nipote o di una nipotina, è vero? Su questo tu sfondo una porta girata lucina. Sì, perché, come sanno quelli che mi conoscono come te molto vicino, io sono affetto da una nonnite acutissima e quindi mi rivolgo proprio anche ai nonni per dire che noi viviamo forse a volte in maniera un po' eccessiva certe emozioni. Bene, non dobbiamo averne paura, credetemi, dobbiamo
viverle dentro di noi e provare ad interpretarle per i nostri nipoti, in maniera da sollevare anche un po' i genitori dal compito di rielaborarle e dal compito di difendere la opportunità che il mondo delle emozioni ha per far crescere questo essere umano di questo terzo millennio, che ci auguriamo sia, non dico migliore, ma sia adeguato alle nostre possibilità tecnologiche, esistenziali, eccetera. Se ti dovessi presentare come leader di un partito dei nonni, a questo punto avresti sicuramente un successo strepitoso. Chi lo sa, chi lo sa. No. Tu sei, tra l'altro, adesso non... Ma l'aspetto anche del dottor Salvatico è tale che è difficile immaginarlo come nonno. È vero, sembra più giovane. E dall'altra parte devo dire che io, che insomma lo frequento abbastanza, mi intenerisce me il fatto che lui sia così intenerito dai suoi nipoti. È uno degli aspetti del suo carattere, della sua persona, che mi piace tantissimo, e credo che insomma effettivamente rinunciamo, mettiamo da parte ogni tanto questi strumenti che ci attirano tanto, stiamo con le altre persone. Lo so che è un po' retorico, lo capisco, però sarà retorico, ma è quanto mai reale, perché ripeto, è fondamentale che noi riusciamo proprio a dare dei vissuti e dare nome e cognome alle emozioni e dare loro la possibilità di manifestarsi per poi gradualizzare, per aiutare a governare, aiutare a sviluppare questo strumento meraviglioso. Vi ricordo, per concludere, perché stiamo proprio concludendo, che esiste ovviamente anche una dimensione clinica delle emozioni, nel senso che attraverso la rielaborazione clinica delle emozioni si affrontano le problematiche psicopatologiche. E quindi vi invito a riflettere sulle emozioni, su quella che noi chiamiamo igiene mentale delle emozioni, e vi do appuntamento con questo compitino. Bravo, questo compitino. Compitino estivo, compitino, diciamo, estivo, le vacanze, esatto. Compitino delle vacanze. Con sì, questo compitino estivo vi do appuntamento a quest'autunno. Ci rivedremo probabilmente in ottobre. Mi auguro abbiate voglia di continuare a seguirci. Troverete un programma sempre con me, speriamo, e Mario, spero che tu sarai anch'io, che ringrazio tantissimo, perché è fondamentale per me avere lui qui, con cui collaborare e con cui pensare anche queste trasmissioni. E vi aspetto, proseguiremo a cercare, come abbiamo fatto in questo ultimo periodo, di portare qui delle emozioni accompagnate dalle persone che le vivono. Grazie per averci seguito, grazie per la pazienza, per la fedeltà, e buona estate a tutti. Grazie Mario. Grazie Luigi. Arrivederci.